Salvini, dalla Lega, che è il nuovo. E Salvini ha sempre fatto parte della mia coalizione, fa parte sempre delle forze che sostengono il mio governo, quindi perché mi dovrei sentire perché ad esempio oggi Salvini lancia il piano per una flat tax da 30 miliardi ed è senza, immagino, avervi consultato. Poi i soldi però li dovete trovare voi, immagino. Beh, innanzitutto non abbiamo ancora iniziato a discutere di manovra economica, non abbiamo ancora iniziato a discutere di riforma fiscale. Quindi fatemi adesso riprendere dopo la competizione elettorale e le fila anche del dialogo con gli esponenti delle forze di maggioranza e inizieremo a tutti i dossier a esaminarli. Conte è il Presidente del Consiglio, ci mancherebbe altro che mi permettesse di commissariare qualcuno. Hanno provato a farmi litigare col Papa e non lo faccio, figurati se litigo con altri. No, le condizioni sono il rispetto del programma che non pone Salvini, ma che tutti abbiamo sottoscritto e che gli italiani aspettano. Quindi Conte ha la mia piena fiducia. Non ho altre ambizioni rispetto a quello di fare quello che sto facendo e di mantenere gli impegni presi. First and foremost, we are very happy about the turnout, which was the highest in 25 years. This proves that the EU is a strong pan-European democracy, which citizens care about. Whoever will lead the European institutions, they will have a genuine mandate from the people. At the same time, we will have a slightly more complex parliament, requiring at least three parties to form a majority. This also makes the European Parliament more representative. It will reflect a much greater diversity of views and national sensitivities. Oggi si è aperto l'anno giudiziario 2019 del Consiglio nazionale forense. Nel mio intermesto ho messo l'accento sulla necessità che il governo e la politica più che mai si sforzino di garantire in prospettiva i diritti fondamentali ai cittadini e soprattutto alle parti deboli, quali il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto a un processo giusto, il diritto all'ambiente, soprattutto per le future generazioni. Questo è anche l'impegno dell'Avvocatura, non solo all'interno dei processi, ma anche all'interno della società. È il nostro ruolo storico da sempre. In tale contesto di forte disorientamento, soprattutto per i cittadini che sono i primi destinatari delle norme, non deve tuttavia venire meno in capo alle istituzioni, specie quelle rappresentative, e agli operatori giuridici, tra cui rientrano in primo luogo proprio gli esponenti dell'Avvocatura, l'ambizione e l'aspirazione ad un ordinamento che si faccia garante del rispetto del canone fondamentale della certezza del diritto. Una certezza che si pone sempre quale valore fondamentale dell'ordinamento, presupposto per la sua tenuta complessiva e per la piena realizzazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di legalità e di garanzia del giusto processo.